Ben ritrovati amici, quarto appuntamento con Due chiacchiere dal basso e siamo partiti con Kiss and the Gang, uno show, un gruppo che ovviamente dà molto spazio al basso. Io suonavo il giusto, stando nel groove, nell'accompagnamento, nella parte più o meno che il brano prevede, anche perché è impegnato anche nel cantare e quindi cercavo di suonare in maniera comoda, diciamo. Però dove appunto il sound, il punto del concerto lo prevedeva e lo permetteva, ovviamente ci mettevo un po' del mio anche con il basso. 2010, già ve l'ho detto, dei periodi più prolifici, forse il più prolifico del live qui da noi nel Salento, e come Kiss and the Gang, dalle sagre alle discoteche, alle feste private, matrimoni, abbiamo suonato in quel periodo tantissimo, continuiamo a suonare, speriamo di ritornare a suonare con numeri confortevoli. E ovviamente è difficile, ma chi fa questo lavoro, e io e mia moglie Annalisa facciamo questo lavoro, è difficile coniugare l'aspetto commerciale, meramente lavorativo, con l'aspetto più artistico. Però se la musica la si fa con rispetto, con piacere, con professionalità, che intendo con professionalità, puntualità, rispetto degli impegni, rispetto della musica che, per cui ti chiamano a suonare, rispetto dell'ambiente per cui e del pubblico per cui tu ti esibisci. Io suono anche da un po' di anni con un gruppo di musica popolare e c'è ovviamente il rispetto della parte, del sound, del linguaggio richiesto da quel tipo di musica, così come con i Kiss and the Gang, così come con il piano bar. Ripeto, volesse il cielo tornassero quei tempi di abbondanza in cui uno si può anche permettere di scegliere cosa suonare e cosa no. L'aspetto artistico rimane una valvola vitale e indispensabile per chi fa musica. Ma ripeto, se la cosa la si fa con piacere e con amore per la musica, tutto va fatto in una certa maniera. E vi parlavo delle discoteche. Noi nel 2005 abbiamo fatto una stagione e mezzo presso una grande, importante discoteca, Bisceglie, il Divine Follie, e un rapporto che poi si è concluso ovviamente perché noi arrivavamo lì, partivamo alle 7, arrivavamo lì per dire alle 8 e mezzo, e alle 8 e mezzo, 9 della mattina successiva tornavamo a casa. Per cui magari quando si ha altri impegni durante l'estate non è possibile tener fede, però sono state delle esperienze belle, divertenti, formative, perché diciamo il lavoro comunque ti forma, il lavoro della discoteca in discoteca è abbastanza pesante. Ricordo velocemente due episodi legati proprio alla prima serata al Divine Follie. Noi ci esibivamo più o meno verso l'una, l'una e mezzo, naturalmente. Stavamo nei camerini a cambiarci, dove si cambiavano i DJ, più in là i camerieri, ma anche le ballerine o tutto il personale. Io mi addormento così sulla sedia un po'. Quando mi risveglio vedo i miei amici Kiss and the Gang seduti di fronte a me con gli occhi sgarrassati. Facciamo un po' la figura dei popolani della musica tedesca. Vabbè, tant'è che apro gli occhi e vedo davanti a me queste colonne, queste ragazze, immagine praticamente nude, che si cambiavano. Un risveglio, loro impietriti così, occhiate, occhiatacce. Meno male che non c'era Annalita. Insomma, andiamo a fare sta serata un po' ancora storditi. La serata va benissimo e verso le 6 della mattina, un po' stanchi, distrutti, viene la manager o la titolare, adesso non ricordo, la signora, quella che ci aveva contattati anche, a risolvere la serata e metterci d'accordo per le altre serate. Forse stava un po' alticcia, diciamo così, eccitata ancora dalla tipica serata di discoteca, noi stanchi morti, e ci va a pagare. Io avevo ancora il basso e si rivolge a me. Niente di eccezionale, magari non vi farà neanche ridere, però a quell'ora tutto può essere frainteso. A piacere. E questa è la famosa chitarra a basso? Non fu parola. Morti da ridere. Lì, ma che ho detto? No, non si preoccupi, è una cosa nostra. Insomma, così finisce la prima serata al Divine Follie per la chitarra a basso.
che ci fa morire dal ridere. Vabbè, sempre una piccola venatura di bel vivere, perché alla fine ci divertivamo. E adesso suoniamo un poco di Kiss. Under pressure, touchdown, cause you're hurt, the still all round. La scorsa volta vi avevo accennato della Sesta Napoletana, dell'accordo di Sesta Napoletana. Non a caso nei giorni appena trascorsi Napoli è ritornata un po' in auge per la scomparsa del grande Diego Armando Maradona. Giorni fa la scomparsa di Palmiro Rossi, un po' questi nostri miti di noi cinquantenni che vanno via. Maradona noi l'abbiamo conosciuto non attraverso internet, ma attraverso le videocassette, i DVD, l'abbiamo visto dal vivo qui a Lecce. Ci siamo appassionati alle imprese di questo grandissimo e incommensurabile campione di calcio, e per noi rimane un mito come per quello che ha fatto sui campi da gioco. Io Napoli ce l'ho un po' nel cuore, non è un, un discorso d'occasione. Sono stato a Napoli un po' di volte, però nel 93 un paio di volte insieme a Lino Lupo, al batterista di Kiss and the Gang, perché lui, in quanto titolare del Drum Center, un negozio all'epoca di batterie e percussioni, si forniva presso Acustica, negozio storico di via San Sebastiano, che io ho scoperto insieme a Lino. Questi negozi uno accanto all'altro, piccolini, entri, un cielo di bassi e di andare pieni di musicisti, qualcosa davvero di incredibile. E poco distante il Teatro San Carlo, cioè il cuore della cultura europea, uno dei più antichi, se non il più antico teatro lirico del mondo. Si arrivava poi al Conservatorio. Insomma, stiamo parlando di una città che è stata il cuore dell'umanesimo e della cultura di per tanti secoli, non solo capitale culturale, non solo italiana, ma anche europea e meta di tanti grandissimi, grandissimi artisti, e che ha dato vita nel 600-700 alla scuola napoletana, scuola di musica classica, la cosiddetta scuola napoletana, periodo barocco. Domenico Scarlatti, Cimarosa, il nostro Paisiello, insomma, grandi, grandi nomi che hanno creato un repertorio inestimabile, che è ancora conservato presso il museo del Teatro San Carlo. Io a Napoli mi trovavo, appunto, come dicevo, ho acquistato il mio Yamaha, anche il Fretless e anche il 3 Elliott, l'amplificatore che usavo in quegli anni. Però ci andavo volentieri a Napoli, non solo per gli acquisti, perché mi piace respirare l'aria del centro storico di Napoli e godere dei suoi miti, Totò, Edoardo, il nostro grande Pino Daniele. Vi ho detto, per noi è stato un profeta un po' negli anni 80, di nuove armonie, di nuovi modi di intendere anche la musica italiana. E parlo di questo perché appunto questa scala napoletana e l'accordo di Sesta Napoletana io l'ho scoperto dopo, studiando un po'. Io l'ho usato nelle mie canzoni, soprattutto per Abash,
perché mi dava questa sonorità, questo mood di tipico napoletano, tipico dell'Oriente, tipico dei Sud, questa atmosfera di casba, di mercato, di coacervo di umanità quale Napoli è nel bene e nel male, perché diciamo noi gioiamo di Napoli, ma anche lo compiangiamo questa grandissima città che purtroppo vive diciamo, sempre un disagio. Ma per tornare a questa scala napoletana e quindi l'accordo che ne viene fuori, è un artificio che loro, questi grandissimi musicisti, usavano spesso, parliamo appunto di musica classica, nell'abbassare di un semitono il secondo grado della scala minore armonica, per cui non c'è più il Si se stiamo in La minore, per esempio, ma il Si bemolle, per cui viene fuori questa scala qui. Il Si semidiminuito, Mi settima, nona bemolle, La minore, viene sostituito da un Si bemolle, settima più, Mi settima, La minore. Ok? Canzoni, esempi. Ne sono stati fatti tantissimi da Uomini Soli dei Pooh. Na, 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 no, a Don Raffaele di De André, al Chiaro di Luna, se l'andate a studiare più o meno, ci ho provato l'altro giorno a suonarla sul pianoforte di Beethoven, c'è proprio l'accordo di sesta napoletana. Di sesta napoletana perché preferibilmente in musica classica è suonato questo Si bemolle con il Re al basso, intervallo di sesta, accordo di sesta napoletana, che ripeto, crea quel mood particolare, non è una regola o un artificio musicale fine a se stesso. Nella musica degli Abbas mi ritorna di nuovo Esuvrei, che ultimamente sta quotando questo pezzo. Santa banana città, fa diesis minore, do diesis settima. Esuvrei qui c'è volontà. La maggiore, oh, non so, fa diesis, c'è la sol, fa. Perché spesso poi non si armonizza subito andando sull'accordo di settima dominante, sul quinto grado, ma si ritorna e si gioca con questo accordo di sesta napoletana, creando questo mood veramente davvero particolare che, ripeto, io l'ho applicato in moltissime mie canzoni. Ma possiamo anche uscire fuori dal melodramma napoletano, dalla musica spesso importante napoletana, il nostro piccolo anche degli Abbas. E abbiamo parlato di dance 70-80, proviamo a coniugare, diciamo, un giro armonico in La minore famosissimo con l'inserimento della sesta napoletana, giusto per giocare. Devo suonare questo però. Col Si sarebbe andato anche bene questo. Se io voglio suonare l'accordo di il Si bemolle, naturalmente devo cambiare la linea melodica di questa orchestrazione così famosa di I Will Survive, ma anche nel canto dovrei cambiare qualcosina. Però se voglio io conservare questo effetto partenopeo, lo posso fare comunque con una piccola forzatura, anche se, come vi ho detto, va usato per i suoi fini anche a livello di immaginazione, di ambientazione musicale. E questo per questo accordo di sesta napoletana giochiamo un po', vediamo. Stessa frase.
E va bene, questo mio affetto per Napoli ritornerà comunque. Un po' forzato pensare che comunque il Salento con la sua tradizione nobile, perché quello che viene dal mondo contadino è sempre nobile, possa avere molto in comune con la tradizione musicale napoletana. Noi abbiamo la nostra tradizione, molto più semplice, più umile, va rispettata e va onorata ed amata per quello. Certamente, quando sento parlare un po' di anni fa uno dei più celebrati rappresentanti della musica popolare salentina di Scala Salentina, io non ne ho mai sentito parlare. Evidentemente si riferiva alla Scala Lidia, che è molto anch'essa napoletana meridionale, usata moltissimo da Pino Daniele, ma anche da in alcune mie composizioni, alcuni pezzi degli Abbash. Comunque stiamo parlando di altre storie. Parlare di Scala Salentina mi sembra quantomeno improprio. Va bene, comunque ne parleremo la prossima volta e ci avventureremo la prossima volta nello sconfinato e immenso e bellissimo mondo del prog, del rock progressivo. Ci avviciniamo a lunghi passi verso il 2010, anno in cui partecipiamo al Prog Exhibition insieme a PFM e a tantissimi altri artisti di Roma, e questo è un mio ricordo, un mio omaggio di uno dei pezzi più famosi di questo genere, con il quale vi saluto. Ciao, alla prossima. Thank you.